aggiornamenti. No, 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 va bene così, non va bene così. Dovete allargarlo. Allargatevi un secondo. Tu hai già fatto? Sì, però. Posso strisciare se volete. Sentite, io devo andare dentro. Dentro dove andrà a visitare chi? Beh, vado dal direttore generale, dottor Contatto, e cercheremo anche di fare un punto della situazione. Approfitto per ringraziare del grande lavoro tutti, in particolar modo i nostri sanitari, 40 ambulanze, l'eli soccorso, e soprattutto abbiamo dato dimostrazione di una celerità che è unica. È stato autorizzato, come sapete, il lutto regionale per 3 giorni, abbiamo ancora 15 pazienti, siete stati informati, tra i feriti. Ci preoccupa alcune posizioni, sono circa 5-6 persone gravi, e ricordo che abbiamo 2 bambine di 3 anni e il fratellino di una delle bambine austriaci, che ovviamente sono ricoverati. È un'autentica tragedia. Come state gestendo la situazione con le famiglie straniere? Ma guardi, noi abbiamo attivato anche un centro di ascolto e di supporto psicologico, come si conviene in queste situazioni. Certo è che la mole della tragedia impone veramente uno sforzo non indifferente, anche sul fronte della mediazione linguistica, visto e considerato che abbiamo cittadini croati, abbiamo la Germania come nazionalità, la Spagna, ho sentito l'ambasciatore stanotte, la Francia, e poi ovviamente gli ucraini. Quindi è veramente una situazione assolutamente pesante. La regione si sta occupando anche dell'accoglienza di queste famiglie? Noi, per il tramite della sanità, cerchiamo di provvedere a tutto quello che sono le necessità. Considerate che adesso abbiamo da un lato il tema del riconoscimento delle vittime e dall'altro quello di occuparsi dei pazienti. Ringrazio i medici, non solo quelli che erano in strada questa notte, ma anche coloro che sono negli ospedali, che sono rientrati dai turni da casa. Vi dico solo che ad esempio a Treviso abbiamo svuotato il pronto soccorso e abbiamo dirottato pazienti. Oggi i pazienti sono su 5 ospedali che sono ovviamente Mestre, Treviso, Dolo, Mirano e Padova. A Padova abbiamo la bimba di 3 anni che è anche una grande ostionata, per la quale siamo veramente preoccupati. Per quanto riguarda invece l'autista, avete un po' avuto contatti con la famiglia? No, io no, fra l'altro abita a pochi chilometri da casa mia, abita a Vazzola. Non abbiamo avuto nessun contatto, adesso attenderemo anche il lavoro della magistratura e dei tecnici per capirne la dinamica. Tutto fa pensare a un malore, però è prudente non avanzare ipotesi e usare il condizionale, il guasto tecnico, piuttosto che altri fattori che oggi non ci sono noti. Attendiamo. Il gasolio è molto basso in questo guarderei. Ma guardate, quella non è una strada nostra, cioè io non intervengo su questi fatti. Il sistema elettrico poteva aver agevolato la cosa? No, guardate, l'autobus comunque era un autobus elettrico, quindi ho sentito anche discussioni sul metano, altre robe, non c'entra niente. L'autobus elettrico, da quello che ci risulta, e siamo davanti a una macchina che è recentissima, del 2022. L'autista è una persona esperta, per bene, super referenziato, per cui si tratterà veramente di capire la dinamica. Ringrazio il prefetto perché ci siamo sentiti costantemente in queste ore. Io spero che le immagini delle telecamere in strada, quelle in autobus, se ci sono, se si sono salvate le immagini, le testimonianze ci aiutino a capire cosa è successo, perché noi non ricordiamo quel tratto di strada come un tratto di strada degli incidenti. C'è chi dice che l'autobus aveva preso fuoco prima. Uno alla volta, per favore, prego. C'è chi dice che l'autobus aveva già preso fuoco prima di cadere dal cavalcavia. Non glielo so dire, però ci sono le telecamere, capiremo anche questo. Presidente. Certo che è un autobus elettrico, quindi qualche perplessità magari può anche nascere. Prego. Qualche superstite è già stato sentito, che voi sappiate dalle forze dell'ordine? Ci sono tra i superstiti, o meglio tra i feriti, ci sono almeno 4 pazienti che parlano, possono parlare, uno dei quali anche in rianimazione, ma parla. E hanno ammesso qualcosa? Questo non ve lo posso dire, grazie. Buon lavoro. Grazie.